Oggi c'è una tecnologia, domani ce n'è un'altra, però i concetti rimangono, la strategia tecnologica di investimento rimane. Bentornati e benvenuti a una nuova puntata di Radio E-commerce. Questo episodio è davvero importante e particolare perché affrontiamo una tematica molto interessante e infatti parleremo di scalabilità in relazione al settore e-commerce. Questo perché ogni giorno ci accorgiamo che l'idea, il prodotto e i canali distributivi sono asset importanti per la crescita di un e-commerce. Certo, è vero, ma la vera differenza poi la fa quanto questo e-commerce riesca a essere scalabile e quindi sostenibile. Per parlare di questo argomento, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi all'interno del Cavo Essendio Alessandro Montalti, direttore generale di Cosmobile e Magentiamo. E grazie di essere qui, prima di tutto, Alessandro. Grazie a te Domenico e a tutto il team di S&U per avermi invitato, no? Speriamo che non mi chiudiate qua dentro al cavò. Beh, c'è il rischio, eh? Dipende come va la puntata. Sì, perché per chi ci sta seguendo dal podcast, vi consigliamo di guardarci anche all'interno del nostro canale YouTube. Come ben sapete, noi qui siamo all'interno di un vero cavò, quindi ci sono porte blindate, celle, non si scherza. Non ci so mancano i soldi, però dopo controllo meglio. Bene Alessandro, vedo che abbiamo già rotto il ghiaccio. Io ti farei subito una domanda molto semplice anche per Vai. farti conoscere meglio a chi ci sta guardando, ascoltando, e ti chiederei di raccontarci un po' chi sei e la tua esperienza nel mondo e-commerce. Vai, sarò sintetico anche perché non mi piace tanto raccontare solo di me, ma mi piace raccontare invece quello che faccio e quello che faccio, che facciamo insieme a tutti i nostri collaboratori in Cosmobile e in Magentiamo. Io mi occupo di tecnologia, lo faccio da circa 12 anni nel settore e-commerce, nasco sviluppatore. Ingegnere informatico, lo so, faccio paura quando dico ingegnere perché di solito pensano, anzi, molti marketer, molti colleghi dicono: ma parlate con zero, non si capisce niente quando parlo con i tecnici. No? Sì, sono un tecnico che prova a farsi capire, quindi questo è un po' la mia grande aspirazione. Mi piace parlare di ho un percorso che, adesso scherzi a parte, si occupa di progetti e-commerce. Sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista strategico, di come la strategia legata alla tecnologia impatta sui business. Da 12 anni lo faccio in Cosmobile. Cosmobile è una software house verticale su tutto quello che è l'ecosistema di software legati alla vendita e abilitanti alla vendita. Quindi poi parleremo anche di quali sono i software, non è solo la piattaforma e-commerce che ci serve per vendere. E quindi in Cosmobile di questo abbiamo fatto un po' la strategia, no? Di posizionamento che abbiamo sul mercato. Da 6 anni a questa parte mi occupo anche, sai, in questo percorso anche di comunicazione, quindi di formazione, soprattutto per imprenditori. Collaboro con Magentiamo, da un paio di anni a questa parte sto seguendo tutta la parte di contenuti dietro Magentiamo, che per chi non lo sapesse è la prima community, ad oggi quella un pochino più viva e popolata, legata alla tecnologia Magento in Italia. Non ufficiale, ma insomma, diciamo che siamo in È una buona compagnia. community, è una community. C'era bisogno, no, di chiacchierare, c'era bisogno di raccontare quello che sta Sfondi una porta succedendo. aperta con me. E noi a raccontare, chiacchierare, come vedi, siamo molto bravi, no? Io e tutto il team. Quindi mi occupo di formazione, lo faccio in diversi contesti, Magentiamo, in diversi contesti, magari eventi tecnologici, lo faccio anche all'interno di alcuni percorsi di formazione come e-commerce school. E tornando un po' al feedback, a quello che faccio soprattutto in questi anni è discutere di come la tecnologia abbia impatto sui business e come scelte tecnologiche, ad esempio in ottica di scalabilità, no? Abbiano davvero, siano strategiche per davvero quello che è l'evoluzione del business. Quello che dico sempre però è prima il business, poi la tecnologia. Questo mi piace molto, anche perché comunque il tuo background da tecnico in questo momento fa un passo indietro e allo stesso tempo hai la diciamo parte più razionale che ti fa appunto mettere un ordine tra quali sono anche gli step per raggiungere la famosa scalabilità di cui parleremo oggi, ma facciamo un passo alla volta, direi. Cominciamo col definire il concetto di scalabilità, come dicevamo all'inizio, associata al settore e-commerce e quando un e-commerce può essere definito scalabile. Io credo che non sia solo l'e-commerce che sia scalabile, è l'azienda che è scalabile. Cioè, questo è il primo concetto che bisogna, secondo me, passare. Noi dobbiamo capire che l'e-commerce è un canale, è un po' la vetrina, è un po', diciamo così, il front-end, no? Di quello che di una parte del nostro business, perché potrebbe, anzi, molto spesso non è l'unico canale che abbiamo.
Un e-commerce scalabile si basa su un'azienda scalabile e questo è fondamentale. Cosa vuol dire un'azienda scalabile? Un'azienda che sa gestire volumi di ordini importanti, che ha dei processi, ha delle persone, ha delle tecnologie che servono a supportare la scalabilità. Il processo, per esempio, di scalabilità è legato a quanti ordini posso gestire a livello logistico, picking, packing e poi li mando al corriere. È legata, per esempio, per alcuni business, al controllo dei pagamenti, cioè io devo sapere che l'ordine lo spedisco quando è pagato, ma ho un metodo di pagamento offline che in qualche modo devo controllare. E se faccio 200 ordini al giorno, vai a controllare i bonifici, no? Certo. Cioè, sembrano stupidaggini, ma la scalabilità si basa sulle piccole cose. E quindi poi ne parleremo sulla logistica, voi siete gli esperti della logistica, no? Quanto ci mette un Cristiano a fare a prendere l'ordine che è arrivato sull'e-commerce, andare per esempio a creare sul Corriere, magari il Corriere non è neanche solo uno, andare a creare la sua bella spedizione, aggiornare l'ordine, mandare il track, rispondere all'utente, quanto ci mette? 2 minuti, 3? Sei bravo? Anche di più. Il fenomeno ne ci mette 3 minuti. Cazzo, ma 3 minuti per 100 ore sono 300 minuti. Questo è un po' il concetto e noi dobbiamo capire. Noi parleremo, a mio avviso, mi piacerebbe raccontare non solo una filosofia di scalabilità, ma anche capire quando devo scalare. Perché poi si parla di scalare come per dire, vuoi fare più soldi? Chi è che non vuol fare più soldi? Chi è che non vuol fare più ordini? Certo. Ma bisogna in qualche modo portare questa scalabilità e questi concetti, che vuol dire, scalabilità vuol dire investimento, oltretutto, capire quando è il momento giusto di investire. Credo che questo sia un tema importante. Io voglio soltanto integrare con una cosa che mi è venuta in mente ascoltandoti adesso, è che non c'è un metodo che ti rende scalabile, ma ci sono tante piccole esigenze e possibili innesti a livello tecnologico che si possono fare in base anche a quello che è l'asset che vuoi spingere di più, perché ti permette di raggiungere quell'obiettivo per poter crescere e diventare scalabile. Quindi è molto bello quello che hai detto, perché comunque traspare che la scalabilità è davvero un obiettivo che si può raggiungere in vari modi. Bisogna essere con gli occhi aperti sul proprio business e saper dare l'ordine appunto ai vari sviluppi e alle varie scelte. Dico davvero cose che sembrano banali, ma io non credo che lo siano nel momento in cui uno non le ascolta, capito, in un podcast così, ma le ragiona su se stesso. E su se stesso vuol dire col mio numero di ordini, con le mie persone, cioè guardando proprio Giulia, Cristina, Maria, Giorgio, che fanno quel lavoro dell'e-commerce. Io studio e capisco che sto lavorando con loro, devo capire cosa vuol dire e quando è il momento di spingere sull'acceleratore e davvero investire. Perché vuol dire complicare le cose per certi versi o cambiare le cose. E cambiare è sempre un costo. Però è un costo necessario per certe aziende, certo, che hanno davvero certe ambizioni. Certo. Perché preservare lo status quo, cioè lasciare che le cose siano, vuol dire non essere competitivi sul mercato, vuol dire non ascoltare quelle che sono le aspettative crescenti del cliente. Fare e-commerce oggi nel 2022 rispetto a 20 anni fa o anche solo a 10 è completamente diverso. Le tecnologie, le aspettative, le opportunità della tecnologia sono completamente diverse. Quindi o io queste opportunità comincio a digerirle e capire, questo è il mio momento, questo no, questo sì, questo mi piacerebbe domani, oppure effettivamente perdo delle opportunità e magari qualche uno dei miei competitor lo fa e il cliente ha l'obiettivo di seguire la sua esperienza di acquisto e noi dobbiamo capire che esperienza gli diamo e non finisce in piattaforma. Il post-ordine è parte della sua esperienza di acquisto. Ne parleremo dopo di questo. Sacco di spoiler, ma quasi siamo. Ah no, io comunque rimarrei nel tema tecnologia e scenderei ancora un po' più a fondo, ecco, la tematica della scalabilità attraverso i tool tecnologici. Quindi vorrei sapere un po' da te se ci sono appunto dei particolari tool a livello logistico, piuttosto che CMS o marketplace, che possono incentivare e aiutare la crescita verso la scalabilità. Io partirei da un concetto, e lo so, sono vecchio, parto dalle filosofie, ma è Vai. Perché davvero sto diventando meno tecnico e sto cercando di andare più su quello che è i veri concetti alla base. Poi domani, oggi c'è una tecnologia, domani ce n'è un'altra, però i concetti rimangono, la strategia tecnologica di investimento rimane. E penso che questa sia la più grande opportunità di rendere anche questo podcast interessante tra un anno, tra due. Perché se noi raccontiamo di questo, poi effettivamente riusciamo a rendere, a fare un passo avanti, diciamo certo. Così, no? Anche come consapevolezza a chi ci ascolta, agli imprenditori, che devono fare scelte che ovviamente poi andranno a impattare sul business. Ragioniamo di concetti. Il primo concetto, secondo me, è non solo tool, ma
opportunità. Noi dobbiamo capire come, tra le varie categorie, io prima di tutto parlerei di categorie, dove andare a ragionare, no? E allora c'è un tema di specializzazione. Dicevamo, 20 anni fa o 10 anni fa non si fa e-commerce come si fa oggi, perché si complicano i cataloghi, gestisco molti più prodotti, o lo dovrei fare magari per inserirmi nella SERP di Google su più parole chiave, Certo. essere più interessante, o magari avere, ho molti più ordini, quindi la domanda e le opportunità di mercato si sono alzate, allora devo andare a migliorare alcuni aspetti. Ecco, il mondo va verso la specializzazione, o se vogliamo è un'evoluzione di quel processo tanto chiacchierato ma spesso difficile da mettere in pratica, che è la trasformazione digitale dell'azienda, digitalizzazione, digital transformation, parliamone come lo vogliamo. Però il tema è, l'azienda deve diventare digitale, perché se diventa digitale, cioè se rimane analogica con le persone e i fogli di carta, quella roba lì non si scala, no? Esatto. Se invece io vado sul digitale, la rendo digitale, il mio prodotto diventa digitale, ho sistemi in cui io posso raccontare il mio prodotto in maniera digitale, questi sono i PIM, adesso poi ne parliamo, no? Product Information Management System. Se io ho il prodotto digitale, poi lo vado a distribuire e lo distribuisco al mio e-commerce, un pezzo lo distribuisco al mio e-commerce B2B, quello per i rivenditori, un pezzo lo distribuisco a un fornitore o un rivenditore esterno che lo vuole con in API. Semplificano le opportunità. Però 10 anni fa non avevo questo problema. 10 anni fa, se già facevo 10 schede prodotto, che fatte bene, già vendevo. Oggi non basta più, forse, no? Quindi il mondo va verso una specializzazione, per cui quello che prima si faceva in una piattaforma, ora si fa in tanti sistemi che vanno poi concatenati. Un ecosistema, se vuoi, no? Questa specializzazione, poi è davvero molto ampia, e spesso si parla di ecosistema e-commerce, ma soprattutto in tanti dicono all'inglese the future is in pieces, no? Il futuro è in pezzi, che detto in italiano sembra brutto, no? Pezzi, no? Cambiamo lavoro, cambiamo mestiere. Ma in realtà il tema è proprio, il futuro va verso la segmentazione, va verso la specializzazione, va verso ecosistemi fatti di pezzi interoperabili, sincronizzati tra di loro, che poi ognuno fa, diventa lo specialista di quel sistema. Le nostre piattaforme e-commerce hanno una gestione di ordini, top. Hanno una gestione di prodotti, cazzo sì, ho le schede prodotto. Se però la questione si complica, io devo sempre ricordarmi che ogni sistema, ogni software ha uno o due funzionalità principali, ed è sono quelle per cui l'ho scelto. L'e-commerce fa una roba, crea esperienza di vendita. È un po' la mia vetrina del mio negozio. Se io poi ho bisogno di un sistema strafigo, permettimi il tecnicismo, no? Certo. Strafigo per gestire i prodotti, ho bisogno di avere un sistema dedicato alla gestione dei prodotti, che magari compone le mie schede prendendone un pezzo da il mio gestionale, in cui però non ho tutte le info prodotto, ho lo scheletro dell'anagrafica, ho il codice, magari interno, ho il mio codice interno, ho il codice del fornitore, ho un nome brutto probabilmente che sul web non mi piace, e ho il prezzo, i prezzi, Ok. no? Ma non ho per esempio il nome web, la descrizione con le keyword bellissime perché mi posiziona su Google, non ho neanche l'immagine spesso, no? Dove la vado a prendere? Spesso queste piattaforme e-commerce fanno un collage di cose bruttine, complicate, che spesso mi costringono a aggiornare centinaia di prodotti o centinaia di migliaia di prodotti in qualche caso, tutti i giorni, in maniera inefficace. Ho queste gran macchine che tutto il giorno macinano dei prodotti, aggiornano dei prodotti, e mi trovo che poi dicono il sito va lento. Faccio fare l'aggiornatore dei prodotti invece che fargli vendere per Certo, forza, no? sì, quindi quello diciamo un po' che ci stai raccontando è che ad oggi l'idea di e-commerce deve essere un'idea che vede un insieme di singolarità specializzate che vadano ad essere prestanti al massimo della loro efficienza anche in correlazione a quelle che sono le esigenze di un e-commerce, in modo tale da rendere l'e-commerce scalabile, quindi gli possa permettere di crescere in maniera anche agile, se vogliamo utilizzare questa parola, ma allo stesso tempo non dipendere da un unico blocco e riuscire anche a poter cambiare nel tempo per poter affrontare i vari cambiamenti che propone il nuovo periodo, piuttosto appunto che quello che propone la tecnologia. Devo sempre avere dei pezzi che in qualche modo possono evolvere la struttura e non cambiarla ex novo tutta, no? Questo è un po' il concetto anche di investimento e il concetto di evoluzione di un e-commerce, no? Agli imprenditori servono tre robe: ottimizzare i suoi costi e i suoi processi. E allora, ad esempio, ottimizzo i miei processi, bene, mi rendo conto e capisco che la gestione degli ordini è un punto che potrei ottimizzare. Quei famosi 3 minuti voglio che diventino qualcosa vicino allo zero perché lo faccio in automatico, no?
oppure voglio ottimizzare i miei processi aziendali del post-ordine, invece che non tutti hanno un magazzino pronto in cui prendo il pezzo, lo metto lì, eccetera. A volte hanno tanti magazzini. Quindi ci sono sistemi di gestione di logistica esterna, ad esempio, no? Ci sono dei sistemi dedicati che si chiamano Warehouse Management System, WMS, che a volte sono dei moduli del gestionale, a volte sono dei WMS dedicati, no? Della logistica. La logistica mi dà i suoi servizi, quindi il fisico, e mi dà la tecnologia. Digli, mandami gli ordini in API qui, WMS. Quindi vedete, vedi, tecnologia dietro al business. Ho scelto la logistica esterna perché era più brava a movimentare la merce, a parlare con i corrieri. E loro mi hanno dato il servizio e la tecnologia. Questo è fondamentale. Assolutamente. Quindi, vedi, parliamo di strategia. Io ti dico cosa serve all'imprenditore. Serve, sintetizzando, se no ci allunghiamo, serve migliorare le sue operation interne, minimizzando i costi, aumentare il traffico, quindi migliorare le opportunità, perché più traffico, Certo. più converto in base a quanto sono bravo o interessante, e poi migliorare le conversioni, no? Ma tutti questi obiettivi che adesso probabilmente abbiamo alzato, no, il top di interesse. Sì, lo voglio fare, bellissimo, no? Adesso lo tramutiamo in tecnologia. Bene, se allora voglio migliorare il mio processo di gestione d'ordine, ho il software, no? Essendio, ad esempio, no? Mi aiuta su questa parte qui. Voglio gestire in più magazzini, ho il WMS. E allora non è più uno strumento figo a caldo, è uno strumento di una logistica esterna o di gestione magazzini, e ho capito che questo mi può aiutare. Ho per esempio un sistema di gestione del post-ordine. Questo in Italia lo usano in pochissimi, si chiama Order Management System, vedi un sacco di sigle, OMS. È uno dei meno usati in America, ad esempio, in cui il mercato è monolingua e molto uniforme, per Certo. cui un corriere da San Francisco perisce a New York, più o meno la tua clientela sta in tutto il territorio statunitense, ad esempio. In Europa, per esempio, No, ce ne è sono diverso il panorama, magari, no? Ce ne sarebbe un assolutamente, sacco di certo. lingue, un sacco di valute, un sacco di corrieri locali, eccetera. Vabbè, insomma, una roba diversa. Però in America sono abituati a lavorare con un volume di ordini enormi, no? Quindi hanno proprio dei software che gestiscono i processi di gestione del post-ordine. E poi ti dicono, gli step tuoi aziendali sono: ricevo gli ordini, verifico i pagamenti, evento questo, emetto la bolla doganale, lo prendo da quel magazzino, mi arriva in azienda, controllo qualità. Questa roba che non si fa con un foglio di carta, no? Si Certo. fa con un sistema che si chiama Order Management System, che si va a integrare insieme, ecco, prende gli ordini dall'e-commerce, parla col gestionale, Certo, parla con il WMS. sempre nell'ottica, come dicevi tu, di digitalizzare l'azienda, perché poi è quello il principio, è il grande primo passo, è approcciare questa digitalizzazione, perché poi una Grande. volta che siamo digitali abbiamo anche la possibilità di utilizzare questi sistemi e usufruirne per appunto poi andare a migliorare sempre di più e a continuare, mi viene È empowerment, quello, è quello. e continuare a far crescere la nostra attività. Guarda, cioè, noi dobbiamo partire dagli obiettivi dell'imprenditore, dai punti rispetto a questi obiettivi che ovviamente lui sente chiari, importanti in azienda, e lo dobbiamo trasformare poi in strategia di business e quindi tecnologia. Parlavamo del traffico, come ottenere più traffico, no? Ottengo più traffico, per esempio, dicevamo prima, presidiando più categorie di mercato, cataloghi più importanti, vado a fare estensione di linea su altre linee di prodotto, ma come probabilmente mi si complica il catalogo, gestirle, andare a integrare nuovi fornitori è complicato. Allora ci metto un PIM, perché mi aiuta a centralizzare la gestione e a mettere insieme schede prodotto da più sorgenti. Mi aiuta a distribuirle, no, a tanti canali che ho in azienda, che magari, sai, cioè, ad oggi ho il responsabile del B2B, che ha delle schede brutte ma dei listini fantastici, perché B2B so sordi, come si Certo. dice, no? Mica due spicci. E dall'altra invece ho il B2C, che ha schede fantastiche, perché se no Google, no, non ci aiuta. Però dice, se io porto dietro un sistema di gestione prodotto, poi alimento uno, alimento l'altro, e metto a fattor comune gli sforzi aziendali che ho nel prodotto digitale. Oh, ma i prodotti sono l'asset principale dell'azienda, e la versione digitale pure. Certo. Quindi più traffico così, più traffico ottenendo migliori punteggi lato front-end. E adesso ci arriviamo. Adesso le piattaforme separano il back-end dal Dal front-end. front-end, e quindi io, con dei front-end particolari, delle tecnologie particolari, seguendo il filone che si chiama headless, no? Quindi Certo. con una testa tecnologica diversa, io posso effettivamente andare a ottenere dei punteggi migliori, e quei punteggi
non mi danno solo un vantaggio lato SERP e quindi mi portano più su rispetto ai miei competitor, perché Google, quei punteggi che vedete su PageSpeed, che pian piano sono in evoluzione, prima c'erano 3 Core Web Vitals, adesso ce ne sono 6, domani 8, no, non è uno scherzo, sono davvero così. Lui alza l'asticella. Quindi se noi rimaniamo uguali tecnologicamente, l'asticella pian piano, ecco, ci passa e rimaniamo sotto, no? Quindi ecco, più punteggio, miglior punteggio per PageSpeed, tecnologie che mi permettono di raggiungerli, non è solo tecnologia fatta male, è semplicemente tecnologia che non sapeva di dover fare quello e non sapeva neanche Google perché alza l'asticella. Quindi quando io vado su quelle soluzioni che mi danno più opportunità, poi ho più traffico organico, ma quei punteggi lì sono attivatori anche delle campagne. Certo. Parità di budget, io ho un vantaggio competitivo sui miei competitor e questo ce lo dicono i colleghi in marketing, no? Più traffico, vedi, tecnologia nell'ottica del più Più traffico, allora traffico. ci piace, no? Headless, imprenditori dicevano due palle, arrivano con due 100, La no? spia si Tutti accende. vogliono i miei soldi. Ok. Se invece tutti vogliono farmi guadagnare di più, fantastico. Quando è che ci vediamo a farlo, no? Ok. Così per le conversioni, marketing automation e tutti i sistemi, no, di personalizzazione dell'esperienza di acquisto. Io a questo punto ti chiederei di chiudere e poi magari lascerai anche i tuoi contatti, perché magari c'è qualcuno all'ascolto appunto che sicuramente sarà interessato. Ti vorrei chiedere un po' di parlarci del panorama Magento, essendo tu direttore comunque generale di Magentiamo, di farci un quadro su cosa fa Magento e anche le dimensioni appunto dei progetti con i quali collabora, comunque viene utilizzato Magento e anche qualcosa sul futuro. Assolutamente. Ma guarda, Magento ne abbiamo parlato anche in una pillola interessante, no? Che poi trovate disponibile nella community. Magento è un'opportunità tecnologica, è una piattaforma, è un insieme di tecnologie, se vogliamo, che a mio avviso va valutato proprio nell'ottica di un investimento tecnologico da parte degli imprenditori. Magento, a mio avviso, la bellezza, no? Quello che ci è piaciuto anche nel percorso di crescita di Cosmo Mobile, no? Nell'adozione, noi l'abbiamo adottato 10 anni fa, vedere che tipo di progetti abbiamo potuto seguire 10 anni fa e poi pian piano anche finora è stato super interessante. Perché Magento nasce, perché ha 15 anni, non è che è nato ieri, nasce con un fortissimo cuore open source, con una community estremamente vasta. C'è stato un momento in cui è stato acquisito dal gruppo eBay, adesso è parte, no, del gruppo di Adobe, è integrato con con gli strumenti di Adobe, con tutti gli strumenti marketing, ma anche con tanti strumenti molto moderni e competitivi come intelligenza artificiale, recommendation, live search, ma adesso poi ne parliamo. Il tema è, il cuore è open source, lo è stato ed è stato un po' il driver che ne ha spinto la popolarità, l'utilizzo, ma anche, sai, le opportunità in termini di integrazione. Magento aveva un marketplace più grande, direi, del mondo e-commerce prima che arrivasse Shopify, ad esempio, no? Con tantissimi plugin, Tantissimi, ci chiedono tantissimi. tantissime informazioni dalla community, è uno dei topic più toccati Ma conta che questo. adesso sono molti di meno ai tempi, era davvero una delle piattaforme più usate ad oggi, controllavo poco prima della puntata, alcuni siti, no, che tengono un po' il tracking di quanti sono, tagliano circa 100.000 le piattaforme nel mondo Magento, qualcuno più, qualcuno meno, quindi sicuramente ad oggi non è la piattaforma più utilizzata, lo è stata in passato. Cuore open source, quindi Magento open source è un pezzo della storia. Adobe Commerce, che è un po' il fratello maggiore, che è un po' l'evoluzione degli ultimi 5 anni di vita all'interno dell'ecosistema di Adobe, è a mio avviso il fratello maggiore che si porta dentro tanto valore aggiunto in più tecnologico. E quindi, sai, intelligenza artificiale per le recommendation, intelligenza artificiale sul motore di live search, tutta la parte di integrazione con Adobe Stock e con altri opportunità tecnologiche legate al mondo dei partner, ad esempio AWS, no? Amazon AWS è integrato col motore di Alexa, è integrato col motore di Recognize, che è uno strumento per il riconoscimento immagini e video delle persone. E uno dice: che mi frega la tua e-commerce? Che te frega, tu fagli provare gli occhiali e poi capisci se è contento, L'esperienza. no, non so, cioè, uomo, donna, età, ma soprattutto se è contento e non è contento. Cazzo, se non è contento gli faccio vedere gli altri occhiali, capito? Sembrano stupidaggini, però in un mondo che si evolve, avere la possibilità di avere questi strumenti è, a mio avviso, una grande opportunità. Poi in tanti dicono: ma Magento, io non sono ancora non sono ancora orientato a una piattaforma Ecco, parliamo enterprise. anche di questo, che secondo me è un argomento molto interessante. Non sono ancora pronto per andare verso una piattaforma enterprise come Adobe Commerce, no?
perché ancora ha un fatturato diverso. Probabilmente Adobe Commerce, io credo, dipende dal settore. Prendere solo le metriche del fatturato, a mio avviso, è poco interessante. Però Adobe, che fa contenuti, è del boss. Magento, che da 5 anni fa parte ed è una delle migliori piattaforme per creare esperienza di acquisto, insieme, questo è davvero un plus di mercato importante. Infatti, quando andate di Gartner, piuttosto che altri riconoscimenti di mercato, vanno in quella direzione, no? Pensate a Majo S, questa community che ha raccolto e sta raccogliendo con l'obiettivo di assicurare il futuro dell'open source a tutta una serie di contenuti e li sta portando avanti. Hanno una sede legale in Polonia, ad oggi raccolgono tantissime menti innovative. C'è il collega che tra l'altro collabora spesso in Magentiamo, Alessandro Ronchi, che fa ex Magento Master e sicuramente personalità di spicco della community, che anche lui fa parte, anche noi stiamo collaborando con Magentiamo. Insomma, c'è davvero un fermento importantissimo sull'open source, non lo spengono, numero uno. È sicuramente una piattaforma con meno funzionalità dell'enterprise per ovvi motivi, no? Tema di... Però con grandi opportunità, perché ti permette di avere una modularità e una scalabilità che altre piattaforme non hanno, e quindi io posso crescere, fare una scelta tecnologica che mi prende ovviamente il mio business, che ovviamente non deve fare 10.000, 20.000, 20.000 euro l'anno, altrimenti ovviamente non è la soluzione tecnologica giusta. Ma se che già fa 300, 400, 500, 1.000 euro, questo è il mio obiettivo, lo scelgo perché poi mi segue e mi porta, è un volano tecnologico che mi porta magari a davvero arrivare al milione, a 2, a 3, a 5. Abbiamo open source che fanno 8, 10 milioni, perché Wow. ovviamente li abbiamo, cioè, sono arrivati a crescere fino a lì. Oppure con Tortie o altre piattaforme che abbiamo preso, altri clienti che abbiamo preso, seguiti in open source, Magento 1, e poi li abbiamo portati su Magento 2 Enterprise, che poi si chiama oggi Adobe Commerce, no? Con una crescita, ripeto, del business. Il fatturato l'hanno fatto loro, non... Ma mi piace dire che la tecnologia e Cosmobile l'ha supportato, Certo, è stato comunque un elemento a supporto, non indifferente. ha gestito questa crescita, perché se torniamo alla scalabilità, se spingo sull'acceleratore e non c'è la macchina, dico sempre, faccio sempre il paragone del pilota, no? Pilota è sempre l'imprenditore o il team, no? Noi siamo i meccanici, e nel Gran Premio i meccanici meno si vedono meglio stai, e se la macchina spingo sull'acceleratore nel momento sbagliato, lì c'è il muretto, no? E ovviamente non faccio... Quindi capire quando spingere sull'acceleratore, capire che macchina ho sotto il sedere, importantissimo, e ovviamente i meccanici cosa fanno? Ascoltano il pilota e dicono: faccio una macchina per quello che è il tuo modo di Suggerita. guidare e per quello che è il Gran Premio che andiamo a fare. Ottimo, ottimo, mi sembra un'ottima conclusione questa. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io, Alessandro, ti ringrazio davvero tanto ancora, è stato Grazie a davvero voi, molto grazie a te Domenico. interessante questa chiacchierata. Sono convinto che sarà molto utile a chiunque ci ascolterà. Vuoi lasciare dei contatti, magari, se c'è qualcuno di interessato all'ascolto, in modo tale che ti possa contattare facilmente? Vai pure. Credo che tutti i social, tanto chi fa formazione come me ha tante possibilità di contatto, direi soprattutto LinkedIn, soprattutto i canali di Cosmobile e di Magentiamo. E mi farebbe molto piacere avere feedback, quindi guarderò anche sotto i commenti sperando, no, di trovare qualcosa di interessante. E anche perché, insomma, se non c'è il confronto, non c'è poi la crescita. Ed è Quindi, quello che cerchiamo di fare qui, intorno a questo tavolo, ogni venerdì. grazie, Domenico. Grazie a te Alessandro, io vi ringrazio per averci ascoltato o guardato se ci state seguendo da YouTube. Io vi ricordo che Radio E-commerce è un podcast iSendU e per qualsiasi tipo di informazione ci potete trovare al sito www.isendu.it. Se invece ci volete seguire o ci seguite in altre lingue, www.isendu.com, ma come dice sempre Marco Pericci, che oggi non c'è, non avrete capito questo ultimo messaggio. Io vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!